Vieni, dai. Mi sa molto natalizio questo. Io adoro Sì, un questo profumo, pochino. mamma mia. Dimmi quando. Allora. Buongiorno! Abbiamo appena salutato già perché abbiamo finito il vlog precedente. Siamo qui in camera mia, super disordinata, Tiago. Il livello di disordine è alle stelle. Esatto, alle Sono stata anche stelle. peggio, però. Esatto, in tempi tranquilli è stata anche peggio, però Ma oggi questa volta ho. la giustifica come a scuola. Esatto, perché oggi iniziamo davvero il trasloco. Là ci sono un po' di scatole, alcune le abbiamo già portate ieri, ma oggi continuiamo. Porteremo anche la TV, che è un po' ingombrante. Sì, però la mettiamo in macchina dei miei, perché utilizzeremo due macchine. Povero il pianeta che utilizzeremo due macchine oggi per fare questi trasporti, ma non prendiamo, non noleggiamo un furgoncino, ma siccome ho poche cose utilizzeremo le macchine. Va bene, io da bravo ragazzo mi sono offerto Esatto, quindi io andrò volontario. con Tiago in macchina con gli scatoloni, i miei genitori con la loro macchina, cioè insieme loro due in una macchina, con altri scatoloni e andremo a Milano, appunto. E pian piano verso il weekend, poi martedì credo che ufficialmente proprio dormirò là e sono Oddio, trasferita. martedì. Martedì 19, 11, 19. Wow, bella, I'm so Ecco. E excited. poi dopo mi devi venire a trovare quando la casa. Ovvio, anzi, pensavo oggi, mentre mi facevo la doccia, che qua mi autoinvito praticamente, ma là proprio arrivo senza dire Sì, niente, tanti cioè, sono lì, citofoni. arrivo e Ottimo. buonanotte, Esatto. sorpresa. Ah, tra l'altro, vi devo far vedere. Il mio papà, sei qua per prendere. Sì, arriviamo. No, volevo farvi vedere che ho attaccato due nuove chiavi perché ufficialmente ho anche le chiavi del portone, del Ah, bello, cancello, smart. tutto. E questo lo conoscete. Carino, sì, l'avevo già Bello. visto. Preso tipo 2 anni fa perché vabbè. Big Però, time. ok, ora possiamo iniziare col trasloco. Io ovviamente prendo la cosa più leggera e lascio gli scatoloni agli uomini. Grazie Mila. Prego, però mi sa che ci andranno altri Sì, scatoloni. altre. Sembra che io non sto facendo niente in realtà perché quando riprendo non faccio e quando faccio non riprendo. Ok? Ok. Queste sono le scatole in questa macchina, queste quelle nell'altra macchina e poi là davanti ce ne sono altre tre. Però... Ero concentrato, stavo ragionando. Ma dicevi che non sono tante. Ma pensavo Di che più. fossero di più. Vabbè, vedremo una volta che le devo aprire tutte per sistemare. Però è vero, dai, non è che proprio ci sono le macchine piene zeppe, soprattutto, beh, la tua di più perché è un po' più piccolo il È baule. diverso. Però questa, dai, l'importante era la TV perché è abbastanza lunga e quindi prende tutto il baule. Ok, siamo partiti. Le macchine sono piene. Tiago è alla guida e stiamo andando al mio appartamento. E secondo me, in una volta sola, riusciamo a fare il trasloco perché le scatole in camera mia sono finite. Infatti, poi stasera vi farò vedere che è stranissimo vedere la camera finalmente vuota e quasi in ordine. Poi dovrò finire di sistemarla alla fine del trasloco. Tiago sta attaccando la scrappa. Tutto ok? Vabbè, io sono l'uomo da sposare, cara, tieni, dai, vai. Ah, ma è normale, ma sono queste qua. Ciao, amici. L'armadio, che è l'ultima cosa che abbiamo lasciato perché tenendolo chiuso spero di averlo protetto dalla polvere, però comunque gli do una passata perché lì ci saranno i vestiti e anche alcuni miei trucchi. Solo che davanti c'è la scrivania, quindi adesso spostiamo la scrivania. Qui è l'unica parte che non ha la luce perché ci sono tutte le mensole, mentre qui ora non si accende perché non è attaccata la corrente. Aspettate che attacco. Ok, ta-da! Anche questa parte qua, ecco, non la vedete tutta, però anche questa è illuminata. E adesso si inizia a pulire. Thank you.
Ragazzi, potrei morire. Dico solo questo. Vai. Aspetta. Vai. Non abbiamo usato la palla. Io ti tengo forte, cara, vai. Al massimo c'è una radio di tendenza. Ah, vedi, c'è il cambio su. Questa è la scala, sì. Vedi che po' di coincidenza. Ce l'ha fatta! Treni un po', però. Madonna. Allora, questa è la stanza che sarà dove dormo. E quindi adesso che è completamente vuota e pulita, c'è già questo mobiletto dell'IKEA, metteremo il letto, oh mio Dio. Quindi prima e ultima volta che la vedrò completamente vuota, perché adesso si monta il letto, sempre d'IKEA, e si mette, oh mio Dio. A casa, ormai questa è diventata la postazione dove parliamo faccia a faccia, ma quello che è cambiato è che non ci sono più gli scatoloni sullo sfondo. Tutto pulito, cioè oddio, adesso mi devo mettere a pulire davvero tutta la camera, però sono troppo felice perché la camera sta tornando a essere una camera a tutti gli effetti e non più un magazzino di scatoloni. Li abbiamo portati tutti, pensavo davvero che ci avremmo messo molto più tempo, cioè e anche molti più viaggi di macchina, però alla fin fine non ho portato così tanti scatoloni e niente, oggi abbiamo finito con quelli, non li ho ancora aperti, lo avete visto. Domani però tornerò nel mio appartamento, continuerò con le cose, con gli altri mobili che sono da sistemare e soprattutto, se riesco, inizierò già a mettere le cose pian piano negli armadi, nei cassetti e a sistemare tutto quanto. Non vedo l'ora! Spero che il vlog di oggi vi sia piaciuto, magari in questi giorni vedrete dei vlog meno lunghi, magari che non durano 30 minuti, ora non so quanto questo sarà lungo, però magari sono un pochino più brevi, ma è perché voglio registrare ogni giorno, tipo vlogmas, e quindi sono più frequenti e magari un pochino più corti, così vedete davvero tutte le giornate. Ok, ora vi saluto, che tanto domani ci rivediamo, cioè nel senso domani continuerò a vloggare, poi pian piano vedrete tutto. In ogni caso, vi mando un bacio enorme, scrivetemi qui sotto nei commenti quale delle stanze del mio appartamento siete più curiosi di vedere. Cucina, bagno, salotto, camera da letto e camera ufficio lavoro, beauty room, dove lavorerò. Bene, vi mando un bacio enorme di nuovo, l'ho già detto, non lo so, e ci vediamo prestissimo con un altro vlog. Ciao!